E quindi, signori cari, questa è la cassata nuda, ve la presento. Si mangia prima con l'occhio e poi a bocca. Ciao a tutti, oggi andremo a vedere un dolce che in pochi conoscono, facilmente storcono il naso: la cassata nuda. Avete capito bene, cassata nuda. Non è altro che un pan di Spagna farcito a tre strati. Adesso andremo a vedere come. E la particolarità di questa torta, di questa cassata, è che non è ricoperta di naspro, di zucchero, la glassa non c'è, che a molti non piace. Spesso sentiamo: metteteci poca glassa, no, ma io la glassa la tolgo. Qui di glassa non c'è nulla, è tutto ricotta, si mangia tutto. Per prima cosa, ricotta maremmana in zucchero. Il rapporto zucchero-ricotta è 1 chilo di ricotta, 400 grammi di zucchero. Aggiungiamo gocce di cioccolato puro, gocce che devono essere circa un quarto della quantità della crema di ricotta. Giriamo in questo modo, non dobbiamo agitare molto la crema, altrimenti si riscalderebbe il cioccolato, si scioglierebbe il burro di cacao e si rovinerebbe tutto. Andiamoci a tagliare il pan di Spagna. Per tagliarlo bello dritto dobbiamo farci un segno, mantenerlo mentre giriamo il piatto. Dobbiamo mantenere sempre la mano dritta. Giungeremo al punto iniziale, lentamente andiamo dentro e voilà, dritto. Ne andiamo a tagliare un altro e ci siamo. La cosa bella di questa torta è che possiamo bagnarla come ci pare e piace, al limoncello, al rum, allo strega, ma deve essere saporita, deve essere bagnata, deve essere succosa, come ve la già dice, deve essere saporita, vada consolata. Ok. In questo caso l'ho bagnata rum e strega. Andiamo a fare il primo strato di ricotta con gocce di cioccolato e ci manteniamo un poco a ridosso del bordo e partiamo col secondo strato. Di nuovo bagniamo, non eccessivamente, altrimenti si fa il laghetto sotto. Facciamo il secondo strato e adesso lo andiamo a chiudere. Un'ultima bagnata, un po' più leggera, perfetto. E adesso lo andremo a decorare e a ricoprire. Prima di andarla a decorare, facciamo in questo modo, la compattiamo e adesso siamo pronti per decorarla. E usiamo la ricotta che abbiamo messo già all'interno, come se fosse panna. Tutto ricotta, si mangia tutto. Questa è stupenda. Ecco qua, deve essere un velo, un involucro, non deve essere uno strato doppio, altrimenti poi diventerebbe anche pesante. Andiamo a decorare intorno in questo modo. Ok, una volta ricoperta in modo omogeneo, prendiamo una spatola bella dritta e la andiamo a stendere in questo modo. Una volta stesa intorno, ci concentriamo sopra e la andiamo a lisciare. Ok, arrivati a questo punto, possiamo decorarla come meglio ci pare e piace. Con una sacca poche, possiamo aggiungere frutta candita, granella di pistacchio, come meglio credete. Io vado a fare una decorazione tipo gâteau mariage, una cosa bella fine. Ci siamo procurati un coppettello fatto con la carta oleata. Andiamo a metterci un po' di crema di ricotta e partiamo in questo modo. E lo facciamo tutto intorno alla torta, questo qui. Adesso andiamo a fare tutte le foglioline, così. E già comincia a prendere un aspetto elegante. Ok, ma siccome siamo ingordi, ora concentriamoci lateralmente. Andiamo a fare questo tipo di decorazione, tipo un sipario. E continuiamo a decorarla. Andiamo a ultimarla, quindi andiamo ad aggiungere un po' di frutta candita, scorzetta d'arancia, ciliegine, granella di pistacchio che pure ci sta benissimo. Tagliamo la scorzetta d'arancia, come so bene, calitrice, ne canzo saporito, mi fanno sciambazzire. E continuiamo a decorare. E adesso, come tocco, ci aggiungerei un po' di pistacchio. E come tocco finale, due gocce di cioccolato al centro. E quindi, signori cari, questa è la cassata nuda, ve la presento. Non credo che abbia bisogno di presentazione, basta guardarla. Si mangia prima con l'occhio e poca bocca. State buoni.